Puntata di SmackDown che si apre con l'arrivo di Roman Reigns, che ha una domanda su The Rock, ovviamente non risponde, ride e se ne va. Il primo match della serata sarà la finale per il torneo, il number one contender per il titolo degli Stati Uniti di Logan Paul, Kevin Owens contro Santos Escobar. Grandissimo match tra i due che è durato più di un quarto d'ora, in cui a vincere è stato il Pride Fighter, nonostante la presenza dei nuovi alleati di Santos Escobar, ovvero Angel Garza e Humberto Carrillo. KO è quindi pronto a partire all'assalto del titolo di Logan Paul, arrivandoci più carico che mai e con questo nuovo angle del pugnazzo in incredibile dopo aver rotto la mano, che ogni tanto tira fuori, ed è accaduto anche in questo caso, perché dopo il match il campione a stelle e strisce ha preso un microfono e ha iniziato a sfottere Kevin Owens, dicendogli che è un canadese e quindi non potrà mai vincere il titolo degli Stati Uniti, e inoltre lui è campione da 62 giorni e non ha nemmeno versato una goccia di sudore per difendere quella allora. Non dovrebbe essere una cosa di cui vantarsi, dettagli. E poi è andato faccia a faccia con l'ex compagno di Sami Zayn e si è preso un cazzottone dritto in bocca. Nel backstage è stato infatti ripreso col ghiaccio in faccia, è stato raggiunto da Austin Theory e Grayson Waller, poi vabbè, siparietto che si chiuso con Cameron Grimes, che ha preso in giro un po' tutti e boh, non ho capito. Sul ring Bobby Lashley e gli Street Profits, vestiti come dei papponi, danno il benvenuto a tutti in questo primo SmackDown dell'anno. L'Almighty ha detto che il 2023 è stato duro per lui, perché non ha ottenuto i risultati sperati e l'unica cosa degna di nota è stata allearsi con gli Street Profits. Quest'anno vogliono combattere e ottenere vittorie importanti. Vabbè, un sacco di chiacchiere servite solamente a far debuttare la nuova stable di Karrion Kross. Infatti Paul Ellering si è unito a Scarlett Bordeaux e proprio al leader di questa nuova fazione per distrarre sulla rampa Bobby e gli Street Profits, che sono stati messi KO dagli Authors of Pain. Una stable che per ora non ha un nome. Chissà se porterà fortuna a quello che è stato votato da me il peggior wrestler del 2023. Mishin contro Io Sky, match per il titolo femminile. Anche questo un buon match, una decina di minuti di incontro vinto da Io Sky grazie alla sua over the moonsault. E finalmente Mishin ha avuto modo di mettere in mostra il suo talento, regalandoci un'ottima contesa uno contro uno femminile, con tanto di Styles Clash messa in scena da parte della compagna di Keat Lee. Madonna, cosa ho tirato fuori. Stanno ancora insieme? Credo di sì. Brave entrambe, poco da dire, ottimo modo per iniziare l'anno nella divisione femminile. Un match super divertente, intenso, brave. Nel backstage Paul Heyman fa riferimento a quanto detto da The Rock durante l'ultimo episodio di Raw, dicendogli che per sedersi all'head of the table deve essere invitato dal Tribal Chief, Roman Reigns. Il People's Champ non è stato invitato dal campione mondiale e quindi deve smetterla di provare a trovare una scorciatoia come fanno tutti. Roman ha vinto contro chiunque e c'è gente tipo CM Punk che si è definito il Paul Heyman guy originale, che dovrebbe chiudere il becco perché sono passati 10 anni da quel periodo. Nessuno sul pianeta può sconfiggere uno contro uno il leader della Bloodline. Gran promo di Paul Heyman quando fa ste flexate, è incredibile al microfono. Io Sky, Bayley e le Damage Control festeggiano la vittoria della loro campionessa dicendo che le Kabuki Warriors vinceranno i titoli di coppia, Bayley vincerà la Rumble e sconfiggerà Rhea Ripley, però poi Bianca Belair si è presentata dicendo no, vincerò io la Rumble, ciao. Ok. Tag team match Pretty Deadly contro Butch e un partner misterioso che si è rivelato essere Tyler Bate. British Strong Style, baby. Infatti il match è durato poco più di 5 minuti. A vincere sono stati ovviamente i britannici, grazie alla Bop and Bang, alla Tyler Driver, insomma old fashion Tyler Bate. In un match che non è che sia stato eccellente, è stato sufficiente, però serviva ad introdurre nel main roster questo tag team. Purtroppo però il pubblico mi è sembrato poco coinvolto, soprattutto poco propenso a sostenere Tyler Bate. Però oh, è un fenomeno sul ring, lo sappiamo. Giusto che abbiano vinto loro. Mi aspettavo Sheamus, onestamente, invece abbiamo questa coppia, questo twist inedito. Tyler Bate è davvero una sorpresa per quanto mi riguarda. Magari c'erano stati rumor, ma non li avevo letti, e vederlo mi ha stupito. Bel match, cioè, oddio, buon match, bel modo per debuttare. Nick Aldis è con Ashanti The Adonis. Dopo che ho nominato Litro peggior team del 2023, mi hanno ascoltato, hanno guardato il mio video, e Ashanti The Adonis ha detto che è affamato di vittorie e vuole stupire Nick Aldis. Vabbè, cazzate, che non succederanno mai. Main event di serata.
triple threat match per trovare il nuovo sfidante a Roman Reigns, AJ Styles contro Randy Orton contro LA Knight. Un match che stava andando benissimo e ovviamente l'overbooking finale dopo 15 o 16 minuti lo ha abbastanza ucciso, perché non capisco la decisione della Bloodline di attaccare tutti i partecipanti, perché era ovvio che poi sarebbe nata una contesa più uomini per la Royal Rumble. Capisco l'hype, però come detto nel premium live event avremo un match a 4, Roman Reigns contro LA Knight contro AJ Styles contro Randy Orton, e ripeto, c'è tanta attesa per questo match, soprattutto perché Roman Reigns potrebbe perdere il titolo senza nemmeno venire schienato, oppure potrebbe perdere il titolo a causa di The Rock. Però quello di cui mi sto lamentando è proprio la scelta logica dietro a un attacco del genere. Perché? Cioè, che te lo fa fare? Lo sai che non trai vantaggio? Piuttosto metti fuori gioco quello che ti preoccupa di più, magari Randy Orton che stava per vincere la contesa con l'RKO e poi LA Knight ha interrotto lo schienamento. Wow, veramente una decisione strana da parte del Tribal Chief, e da un genio come Paul Heyman non mi aspettavo una caduta di stile del genere. E come detto, la contesa era una bomba, è stata una bomba per un quarto d'ora. La puntata si è conclusa con un rissone generale, con Randy Orton che si è preso Spear e Samoa Spike da Roman Reigns, e solo AJ si è preso una powerbomb devastante da parte del campione, Superman Punch su LA Knight e tante care cose. Ma una puntata di SmackDown che è stata sicuramente buona, tanto wrestling, bel wrestling soprattutto, non è da sottovalutare. Abbiamo un primo accenno di Royal Rumble, nel senso la card si sta definendo, e dal vostro Certified 2 è tutto anche per oggi. Mi sono divertito con questo episodio dello Show Blu, fatemi sapere voi qui sotto nei commenti che ne pensate, e noi ci sentiamo presto, probabilmente con l'analisi di Raw martedì semplicemente, e non posso far altro che salutarvi con il solito e calorosissimo ciao, buon anno, anzi buona Epifania.